Buongiorno, abbiamo appena rifatto il letto, si sta caricando anche il vlog di ieri. Poi ieri sera mi sono fatta la tisana, quella che vi dicevo, è buonissima, ha un odore spettacolare e penso che nel pomeriggio andremo a vedere due cosine. Scusami, mi metto un attimo questo perché ho la luce praticamente della finestra, vedono gli occhi, se no, dicevo, penso che andremo a vedere due cosine per gli addobbi di Natale, visto che comunque noi non abbiamo niente in casa. Poi mi sono data anche una sistemata al viso, nel senso ho messo un po' di correttore, matita e mascara, stop. Questo sarebbe il trucco che faccio appunto anche quando vado al lavoro. Fatemi sapere se volete che faccio un video in particolare, fatemi sapere anche quale tipologia di video vorreste vedere, insomma, fatemi sapere un po' voi cosa vi interessa. Allora, piccolo cambio di programma, si va con mia mamma a vedere della roba di Natale. Comunque, vi ho postato anche la foto su Instagram del quadro che vi dicevo ieri nel vlog. Tanto quando voi vedete questo vlog, praticamente la foto l'ho già messa. Comunque, vabbè. E niente, poi vi faccio vedere quello che abbiamo comprato. Si stava anche decidendo dove mettere l'albero di Natale perché, francamente, non ne abbiamo idea. Poi decideremo, poi vi faccio sapere. Visto che vi avevo fatto anche l'home tour, non so, fatemi sapere secondo voi dove potrebbe stare meglio. Siamo appena arrivati a casa, abbiamo comprato l'albero di Natale, altre cose per insomma, le decorazioni, e altre, ma invece sono passata a casa di mia mamma, me l'ha date lei. Poi io sono passata anche a prendere le analisi del sangue che avevo fatto, appunto, che vi dicevo, tutte benissimo, sono andate. Allora, l'albero praticamente sarebbe questo. Se riuscite a vedere la foto, praticamente questo. Tanto poi quando è montato ve lo faccio vedere. E poi qui ci sono alcune decorazioni, tipo questo qui, Babbo Natale l'abbiamo comprato oggi, e poi abbiamo comprato anche questa palla qui, questa qui, questa qui. E altre cose mi danno mamma. Poi abbiamo preso anche le luci e i nastrini, quelli tipo, ora questo me l'ha dato mia mamma, però altri comunque li abbiamo comprati noi. E poi abbiamo preso anche il barattolone più grande con dentro rosso e bianco, perché quest'anno lo facciamo di questi colori. Poi più in qua lo faremo anche di altri colori, però per il momento i colori sono questi. Comunque adesso vado su in casa, così faccio merenda, visto che poi alle 7:30 entro al lavoro, stasera faccio fino alle 10. E in più il mio collega mi ha riportato anche DVD della saga dei Twilight, appunto, che gli avevo prestato qualche settimana fa. Sto andando al lavoro, francamente non ho voglia. Beh, del resto, come tutti i giorni, non ho voglia. Però, oddio, ora stavo cadendo, oh mamma mia. Comunque, d'altronde però non lavorare, il ragazzo lavoro di più io, anche perché se non è con l'altro canino compaia, come stai? Dicevo, anche perché se no comunque non riusciamo ad arrivare a fine mese. Stai un po' io zitto, sempre a baiare, vabbè, comunque. E niente, adesso vado al lavoro, che francamente non faccio neanche un turno bruttissimo, comunque. Alla fine faccio solo fino alle 10, quindi come turno normale, male. Poi quando esco dal lavoro mi devo assolutamente ricordare di farvi vedere una cosa che dovevo dare a mio babbo, che infatti mi sembra che ve l'avevo già detto, che dovevo fare incorniciare dei quadri, delle,
Sì, dei quadri, diciamo, insomma, dovevo fargli fare la cornice a mio babbo. Mi devo assolutamente ricordare di farvele vedere dopo. Adesso no, perché sennò faccio troppo tardi, però dopo me lo devo ricordare assolutamente. Sono appena uscita dal lavoro, adesso vado a casa, mangio e mi metto a editare anche il video. Comunque, vi dicevo dei disegni. Allora, aspettate che mi tolgo la cintura perché sennò non lo potete vedere. Allora, questo. Ok, ve li farò vedere un altro giorno perché non si vede completamente niente. Beh, ho già capito. E niente, praticamente appunto non vedo l'ora di fare anche l'albero. Domani mi aspetta una giornatina da urlo proprio, veramente, turno lungo, mezzogiorno e mezzo alle 9. Poi martedì appunto c'ho la macchina, nel frattempo non parte forse. Ok, partita. E martedì appunto c'ho la prima, c'ho la visita da fare. Mercoledì poi il mio ragazzo deve fare la prima operazione. Appunto, poi non vi ho fatto ancora il video dove vi spiego bene cosa è successo, ma ve lo farò, giuro che ve lo farò. Diciamo che non è stata una bella situazione per nessuno, soprattutto per lui. Infatti io ho avuto anche un trauma psicologico abbastanza pesante, perché comunque è la persona che amo, il mio compagno, il mio fidanzato, la persona, il compagno che vive con me. E francamente per me è stato veramente uno shock, non vi potete immaginare che shock è stato appunto. Comunque adesso vado a casa, così mangio, poi mi riposo perché appunto domani c'è una giornata lunga. E adesso chiamo anche il mio ragazzo così sa che sono uscita, sa quello che deve fare e ci vediamo dopo. Sono appena arrivata a casa, mio collega mi ha ridato anche appunto i DVD, c'è cioè un sacchettino qua per fianco, i DVD che gli avevo prestato, quelli della saga di Twilight appunto. Comunque c'è X Factor, sono curiosa di sapere chi elimineranno stasera. Io spero con tutto, cioè spero con tutto il cuore, da una parte no, ma da una parte sì, i Ross, perché mi stanno anche un po' antipatici, non lo so perché, però non, ecco, non mi piacciono i Ross, ma mi piace tanto Rita. Comunque spero che lei vinca, lei X Factor proprio, veramente. E in più c'è anche il mio programma Sirene, infatti adesso vado su, che così nel frattempo suono, che così me lo guardo, infatti non vedo l'ora. Comunque, come al solito vi mando un bacione, vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ah, prima di salutarvi, cioè vi ho già salutato, però mi sono dimenticata di chiedervi una cosa. Fatemi sapere quale video vorreste che facessi, così ve lo registro. Comunque adesso vi saluto per davvero e buona serata a me, buonanotte, ciao ciao!